Ciao ragazze e ciao ragazzi, un altro video di recensione, questa volta solo su due prodotti per aiutare la nostra base a durare molto 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 di più. Uno è un primer e l'altro è uno spray fissante. Ho avuto modo di provare questi prodotti sia singolarmente che ovviamente in combo. Ovviamente in combo con un buon fondotinta come quello che sto utilizzando in questo periodo dell'Eufydra, che è già una durata molto lunga. Si enfatizzano all'ennesima potenza tutti e tre e quindi andiamo proprio a nozze. Utilizzati singolarmente perdono di efficacia, ma comunque l'effetto è molto 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 lungo. Per quanto riguarda invece la recensione del fondotinta dell'Eufydra, ve la lascio sia giù nell'info box che nelle dell'informazione. Ho fatto una recensione molto approfondita con diversi metodi di applicazione e ovviamente ve le faccio vedere tutte. Ora invece partiamo a parlare di questi due prodotti. Parto con la base, questa è della Catrice, si chiama Prime and Fine, è uno smoothing refining, in italiano che è più facile. Prime e Fine base viso, effetto seta, una base per il fondotinta, per un incarnato visibilmente più liscio e omogeneo, copre inestetismi e segni di espressione. È una piccola jar da 14 ml, il colore è rosa, un rosino, quindi aiuta anche a togliere il grigiume dal viso. È proprio una pappa siliconica, eccola qua, che si stende con abbastanza facilità. Va a chiudere molti dei pori che si trovano ovviamente sul viso, elimina riempie i segni di espressione come possono essere questi nasolabiali, questi qui, le 11, e lascia, non so se si riesce a notare la differenza, un effetto molto liscio sulla pelle, quasi direi lucido, molto molto bello. Dopo un po' l'effetto silicone si va a perdere e rimane comunque una pelle molto liscia, sulla quale il fondotinta e i correttori si riescono a stendere in modo veramente bello. Per quanto riguarda l'efficacia della durata di un fondotinta, come quello che vi dico che già ha una durata ottima a 6 ore, mettendo sotto questo primer, sono arrivata ad avere una pelle compatta, bella, con il fondotinta resistente per una decina di ore consecutive. Quindi diciamo che aumenta, diciamo, del 40% la durata del fondotinta che andrà a mettere sopra, quindi mi è piaciuto. Ovviamente non è un prodotto che io vado a mettere con tanti giorni consecutivi, l'ho messo diciamo da quando l'ho acquistato, un paio di matrimoni, qualche festa, qualche occasione importante, un momento in cui dovevo avere un trucco che mi durasse tanto, dovesse essere perfetto, quindi come può essere un colloquio, un'altra cosa importante. Non è un prodotto che io vado a mettere tutti i giorni, oppure quando metto il fondotinta. Il sabato sera, quando mi trucco in modo perfetto, se non ho una serata particolare, quindi una serata normale, scendo col fidanzato, rimango fuori casa 4-5 ore, non lo vado a mettere. Però già se scendo prima per l'aperitivo, poi vado a cena, poi c'è il post cena, poi c'è il locale, eccetera. Quindi io devo avere un fondotinta che mi duri in modo perfetto per più di 6-7 ore, allora a quel punto lo vado a mettere. Però di solito ovviamente lo uso pochissime volte all'anno. Però quelle pochissime volte all'anno ci è piaciuto. Ora passiamo allo spray fissante. Questo è della Revolution, Makeup Revolution London, è il Pro Fix. Quindi è il fissatore make-up spray, mantenere gli occhi chiusi, ma dai, e utilizzare lo spray a una distanza minima di 20-25 cm dal viso. Io ero convinta che questo spray fosse una accozzaglia di siliconi e fissatori chimici, invece mi sono andata a studiare tutto l'INCI sul bio dizionario. Non voglio dire che è verde, non voglio dire che è bio, ma non è male, diciamo che non è male. Ha un profumo e ho anche baciato il fissatore col rosato rosso. Ha un profumo, ricorda
gli spray per capelli, quindi quelli profumati, è buono, però si evapora subito, il profumo non rimane sul viso. Allora, è da 100 ml. Allora, come riassumervi questo prodotto? Ovviamente va spruzzato con gli occhi chiusi a una distanza di 20 cm. Mi raccomando, prima di spruzzarlo, fate bene attenzione che il mascara sia asciutto, altrimenti fate il corvo. Settimana scorsa sono stata al matrimonio di mia cugina, io mi finisco di truccare tutta fascia, tutta wow, con gli occhi chiusi. Apro gli occhi e c'avevo la colata di mascara perché non avevo atteso. Quindi comunque il trucco deve essere ben fisso prima di spruzzare, deve essere asciutto così, proprio più il mascara rispetto al resto. Però tolto questo incombo, come si dice? Questo lato negativo, per il resto è un prodotto valido. Sempre considerando il fondotinta che io uso, che ha una durata ottima, spruzzando questo prodotto, senza considerare la base, questo andiamo a considerare dopo, spruzzando questo prodotto ho una durata del mio fondotinta ampliata. Se questo me lo faceva durare, diciamo, il 40% in più, soltanto lo spray fissante aiuta a mantenere anche tutto il resto, quindi bocca e labbra, per aumentato, diciamo, del 30%. Vai. Se le unisco, è una forza della natura. Lei, questo è il mio fondotinta. Al matrimonio di mia cugina mi sono truccata alle 10 del mattino. Io mi sono struccata all'una. Durante la giornata avevo soltanto riopacizzato il naso perché faceva caldo, si era lucidato, quindi ho usato la cipria per tamponare, ma giusto questa zona qua neanche il mento si era lucidato e neanche la fronte. Quindi questo fondotinta dell'Eufydra, che vi metto giù nell'info box o nelle i, la cipria di MAC, che non mi ricordo il nome, che pure ve la lascio in recensione giù nell'info box, e lui dalle 10 all'una. Non voglio dire più niente. Un quatrittico perfetto. Basta, finisce qua la recensione dopo questo elogio di grazia e giustizia verso questi prodotti. Io la chiudo qua. Comunque sto scherzando. Vi ringrazio spero che queste recensioni ovviamente vi siano state utili. Non hanno poi neanche un prezzo eccessivo. Questo, se non sbaglio, sta sotto i 5. E lo spray sopra forse non arriva a 7 euro, veramente non mi ricordo, però sono eccezionali, veramente eccezionali, bellissimi. Ok, io spero veramente che queste recensioni vi siano state utili. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!